Rinforzi in tutti i reparti, la mission a 19 giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia per il Teramo è complicata. Il DS Carlo Musa dovrà rinforzare i settori dell'organico e contestualmente riuscire a monetizzare qualcosa da eventuali cessioni. È evidente che si proverà a compensare i possibili addii, ma più il tempo passa, più le opportunità sul mercato diventano meno. Partiamo dal ruolo di portiere. Se dovesse, come sembra, arrivare il giovane Agostino dalle giovanili del Genoa, lui, Valentini e Meri, tornato dal prestito a Bineto, formerebbero un trio che tuttavia potrebbe vedere proprio Valentini partire con un leggero vantaggio sugli altri due, proprio in relazione ad un tasso maggiore di esperienza. Ma le gerarchie potrebbero anche cambiare strada facendo, non sarebbe la prima volta. In difesa serviva qualcosa a sinistra dopo la partenza di Tentardini e dal Benevento arriva Francesco Rillo, 21 anni, ultima esperienza a Caserta, proprio agli ordini di Federico Guidi, che evidentemente si fida del ragazzo, visto che da gennaio in poi gli ha fatto mettere insieme 700 minuti in 15 gare. Ovvio che il solo Rillo non basta, così come la passata stagione non poteva bastare il solo Tentardini, che ha giocato praticamente tutte le gare, fatte salve le ultime saltate per squalifica. In mezzo alla difesa il Teramo sembra essere messo invece abbastanza bene, aspettando di capire le potenzialità di Bellucci, finora oggetto misterioso della campagna trasferimenti invernale del 2021. Di Akité, Piacentini, Soprano e Trasciani hanno dimostrato affidabilità e soprattutto intercambiabilità, con la possibilità di giocare anche da esterni di difesa. Lo ha fatto Di Akité, che ad Agnone giocava proprio in quella posizione. Lo ha fatto la bisogna anche Trasciani, quando l'Asic è stato fuori causa. Ma a destra serve più di qualcosa per non essere sempre nella necessità di dover spostare qualche centrale in quella posizione. Anche perché Paci l'anno scorso ha dovuto addirittura inventarsi Costa Ferreira in qualche partita, compresa quella di ritorno con la casertana di Guidi. In mezzo al campo Arrigoni è la certezza, anche in questa stagione. Le mezzali sono da valutare. Santoro, non per potenzialità ma perché ne ha talmente di elevate che dovrebbe lasciare la Lega Pro per salire di categoria, dovrebbe partire. Brescia la destinazione che pare probabile, ma lo era anche Palermo per Cianci prima che saltasse tutto e i rosanero chiudessero per Brunori. Lo era anche il Sassuolo tempo fa per lo stesso Santoro e lo era Bari o Napoli per Di Akité a gennaio, tutte trattative mai però arrivate alla fumata bianca. L'intenzione del diavolo è che stavolta per alcuni elementi invece ci sia l'affondo conclusivo. Se Santoro andrà via ci sarà la necessità di rimpiazzarlo senza perdere troppo in competitività, anche se non sarà affatto facile. Poi ci sono Mungo e Viero, quindi se Guidi intende per l'ex Cosenza costruire una posizione, tra virgolette, più libera, il comparto degli interni dovrà subire una ristrutturazione profonda. Tanta fiducia nel giovane Surricchio, che comunque rimane un classe 2006 e non può che vivere una stagione di apprendistato coi più grandi prima di avere spazio. Davanti ci sono Birrigea, Minelli e Cianci. L'ultimo sarebbe un partente, ma finora non c'è stato ancora l'addio. Continua a lavorare agli ordini di Guidi, col Teramo che ha necessità assoluta di trovare un sostituto prima di mandare via l'ex Potenza e Bari. Ci potrebbe essere anche la possibilità di una permanenza, ma per ora sembra un'ipotesi di secondo piano. Certamente Berigea avrà più spazio, ma accanto a lui e con Minelli, che deve ritrovarsi dopo un'annata saltata quasi per intero, occorrono esterni di attacco e almeno un altro attaccante. Sono tanti dunque i tasselli per la prima linea che mancano, mentre la squadra continua la preparazione alla prossima stagione grazie al lavoro di Domenico Melino, uno dei membri del rinnovato staff di Federico Guidi. Sicuramente abbiamo cambiato rispetto a loro qualcosa nel modo di lavorare, anche perché noi lavoriamo su un terreno sintetico e di questo noi, anche se è un sintetico di altissimo livello, dicevo l'anno scorso quando siamo venuti a giocare che per me è il sintetico più bello che ho visto e ti dico, è chiaro che lavorando su un sintetico è qualcosa devi cambiare dal punto di vista metodologico, anche perché il carico di lavoro è maggiorato. Climaticamente, essendo anche non in montagna, devi tener conto di diverse cose, di diversi fattori.